la partita in un brutto momento, perché stavate facendo fatica, avevo l'impressione che aveste anche un po' paura, forse un po' contrario. Ma sì, quella è la verità, eravamo un po', provavamo a fare delle cose e non riuscivamo. E magari quello provare a fare, provavamo a forzare per cercare di mettere un po' di entusiasmo sulla partita e sbagliavamo. Facendo quell'errore di squadra su quel fallo laterale, prendendo quel gol, la partita veramente si è messa veramente in salita e abbiamo sentito il colpo, quindi volevamo affondare ancora di più e sbagliavamo ancora. Quel gol sicuramente è capitato in un momento importante e ha dimostrato ancora una volta che la squadra ha carattere. Ci sono magari dei momenti della partita che abbiamo veramente difficoltà e è normale, ma tutte le squadre, non l'ho visto, ma non penso che la partita degli altri sono state facili. Quindi veramente quel gol è capitato in un momento giustissimo e sono veramente felice per aver dato una mano, e pure sapendo che magari non fa una partita eccezionale, però siamo un giocatore normale, possiamo sbagliare, magari le letture, le giocate, però una cosa la mettiamo sempre, la voglia di cercare di fare il massimo. Il mister ha detto che forse manca un po' di dialogo in mezzo al campo, sei d'accordo? Non vi parlate. E non vi parlate troppo, forse con Cazzola. Usate un po' l'auricolare. Ci sono dei momenti che sì, magari parlare più che altro è la giocata che ti dà quelle cose di più, magari sbagli con la giocata e ti senti un po' un attimino frenato per fare un'altra giocata a fare meglio. Però la comunicazione ci sta e anche magari essere più positivi, perché sicuramente dobbiamo essere ancora più positivi, siamo lì davanti, siamo sempre stati e non dobbiamo avere paura di fare niente, pure se sbagliamo dobbiamo provare a fare, perché comunque sbagli una volta, sbagli la seconda, la terza magari ti capita la palla e fai gol. È la seconda volta che la squadra si gioca 40 minuti uno in più e non riesce a segnare. La domanda è cosa ha fatto il mister, tu come la vedi? Oggi la cosa importante è non aver rischiato di prendere, perché comunque l'abbiamo vinta la partita. Siamo riusciti a creare le palle e non siamo stati bravi a fare il gol. Quindi non era proprio, che oggi non era il caso di andare sfrenatamente a cercare il terzo gol. L'importante è avere 3 punti e dobbiamo metterci in testa che da qua alla fine sarà veramente tutte le partite da così a peggio, perché le squadre vorranno i punti per salvare, noi vogliamo i punti per fare qualcosa di importante e abbiamo bisogno veramente di tutti, nei momenti positivi, negativi, ma tutti, perché veramente oggi c'è stato un momento che sentivo che ci mancava quel qualcosa nell'aria proprio, noi muti, una cosa che mi ha fatto ricordare dei momenti brutti. Io non voglio ricordare i momenti brutti, voglio veramente che sia che ci buttiamo alle spalle veramente le cose negative e le guardiamo in avanti, perché se guardiamo sempre indietro, non volendo ci trasmettiamo dei timori. Ma questo non c'è il primo tempo? No, c'è questa impressione. In generale. Oggi sentivo veramente un'atmosfera strana. In generale vuole veramente evitare la nostra squadra di guardare avanti, dimenticare veramente tutto che può, perché è normale, nel calcio le critiche ci saranno sempre, le critiche, le cose positive, lo so che magari non sono tutti giocatori che hanno delle esperienze, però guardare in avanti, cercare di guardare il lato solo positivo, il negativo lasciamo stare. Grazie.